Eccoci qua, il festival è finito, ma la festa delle canzoni continua e noi la festa oggi la continuiamo con una seconda, che però è una prima della classe. Donatella Milani, che di scatto, infatti definita ragazza svelta, ciao, diamoci la mano come i capi quando ci incontra il primo ministro, con il ministro degli esteri. Donatella Milani è arrivata seconda a Sanremo, ma è una prima, anche perché questa tenutina qui, è una tenuta da competizione? Sì, ma sono, cioè, è stata messa apposta proprio per Sanremo. Certo, dovevo concorrere, quindi abbigliamento. Se invece non eri, se non eri in gara, andavi in lungo. Sì, ecco appunto. Infatti nelle mie serate io andrò mai. Sempre in tuta. Sempre così, sempre. Perché fai le serate che durano 10 minuti, in fretta, via. No, saranno serate molto intense. Hai già un repertorio per fare delle buone serate, sì. Beh, io ho tantissime canzoni, poi vedremo. Ecco, Donatella Milani è arrivata a Sanremo via Castrocaro. Sì. Via Castrocaro. Sì. Però è arrivata a Sanremo dopo un impegno che è durato, mi sembra, se sono ben informato, circa 17 anni o circa, molto circa o no? Di quanto ho sbagliato? Di qualche minuto sicuramente. Perché ha iniziato a 20 anni, è giusto? Giovanissima, sì, sì. Ha iniziato a 3 anni? A 3 anni, sì. Non sapendo parlare, cantava. Ne ha cantate di belle in casa sua. Eri vivacina? Eri già svelta? Fin da piccolina sempre, io ero molto... cantavo qualunque momento, infatti mia madre era preoccupata, dice ma parla prima e poi canta. Non ha avuto nessun imbarazzo nella scelta, è nata cantante e è arrivata a Sanremo già seconda, seppure nel settore, cos'è? Settore giurie? Sì. Settore giurie. Perché settore cavalli... niente, no, lì... quello non c'entra niente. A me piace molto andare a cavallo, ma questa volta non c'entrava. Questa proprio disarcionata. Sì. È arrivata senza cavallo, con la tuta, aveva bisogno. Dunque, una ragazza svelta e capace, brava. Oh. Questa canzone te la sei scritta tu? Certo. Tutta? E beh, ho avuto la collaborazione di Fornaciari e Daniele Pace insieme a me. Che ti hanno organizzato tecnicamente. Ecco, un supporto tecnico da... andato il loro mestiere, insomma, sì, e tu hai messo la tua fantasia. E io ho messo la fantasia. Ma tu hai la tua fantasia, so che l'hai messa a disposizione anche di Pupo, per esempio, ci sono stati degli scambi di pareri fra di voi, avete avuto anche dei lieti momenti in un passato recentissimo. Vero? Certo, certo, io ho collaborato insieme a lui, così ho scritto insieme a lui delle canzoni e tutto, e poi dovevo fare una scelta, continuare a scrivere per altri, per lui oppure per me. Ho deciso, ho detto scrivo per me. E sei indipendente, puoi fare tutto da sola. Certo. Allora senti, io voglio dirti che me ne vado e tu rimani qui solo. Certo, mi raccomando, io posso sola. Fare tutto da me. Vabbè. Ciao, Olide, buone, ciao. Mi raccomando. Ok. Altra stretta di mano. C'è Donatella Milani. Chiederti niente.